Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto finalmente nel video riguardante il capitolo 172 di One Punch Man. Come sempre vi invito a lasciarmi un like e un commento per aiutarmi con questa serie, col canale, con la crescita di tutti i contenuti legati ad esso. A voi non costa niente, per me è tutto. Quindi mi raccomando, grazie a tutti comunque per il supporto. Ora, partiamo subito col dire che questo capitolo qui mi ha lasciato un certo buco. Nel senso, non capisco come vorranno gestire la storia da qui in avanti Wano e Murata. Perché, come sappiamo, il manga e il webcomic sono due realtà distinte, che inizialmente vivevano quasi di vita univoca. Col passare del tempo si sono diversificate, con il manga come opera canonica effettiva e con delle differenze, soprattutto nella saga che è appena passata, quella dei mostri, dove appunto c'è stata anche la, diciamo, insomma, sapete, Garo, eccetera eccetera. Adesso sembra proprio che le due realtà si siano di nuovo unite. E il problema è che io, ripeto, il manga lo leggo, lo seguo, sapete, ci facciamo i video, gli approfondimenti, tutto quello che volete. Il webcomic no, lo conosco, ma non è che lo conosca benissimo, solo che alcune parti, ripeto, del manga di adesso sono in linea con quelle che abbiamo visto nel webcomic, ma se sono in linea con quelle del webcomic adesso, non sono in linea con quelle che sono successe prima nella saga precedente, vi dicevo che era diversa. Quindi mancano alcune cose. Partiamo però effettivamente col spiegare questo capitolo. Un capitolo che vede un Saitama che adesso, oltre ad avere Rover come, diciamo, secondo, ha anche Black Sperm, che si è di nuovo unito al gruppetto. Bello anche il fatto che effettivamente Black Sperm si stia un po' mimetizzando, non abbia fatto capire a Saitama di essere un mostro perché sta, diciamo, rigenerando il suo corpo, recuperando tutte le cellule perse, eccetera, eccetera. Ci vorrà del tempo prima che ritornerà probabilmente un mostro effettivo da poter quantomeno, non dico sfidare Saitama, ma provarci. Ripeto, questo trio incredibile deve trovare una casa. A quanto pare, poco più in là, si è formata una nuova struttura dalle ceneri del combattimento che abbiamo appena visto nella saga precedente. Questa struttura è una città ultra tecnologica per l'elite del mondo di One Punch Man, dove al suo interno ci sono, come detto, i ricchi scortati da degli eroi. Praticamente è una casa, una sorta di, la definirei quasi arca, con piani, quindi un quartiere effettivo super lussuoso, dove vivono sia ricchi che eroi. Però è super bardata, è super protetta, eccetera eccetera. L'ultimo baluardo contro i mostri, perché dopo la saga che abbiamo appena visto il mondo è effettivamente cambiato. Ormai le minacce di livello demone sono all'ordine del giorno quasi, prima erano rarissime, quindi è un po' problematico da gestire. È interessante anche constatare che all'interno proprio di questa organizzazione adesso ci siano dei robot che pattugliano questa città. Quindi di fatto la puntata non lascia, secondo me, grande spazio di progressione per una storia. Cioè proprio la storia adesso sta andando avanti con il contagocce, e ci sta, perché ripeto, siamo stati partecipi di una saga incredibile, quindi avere un alto livello successivamente a questa saga sarebbe stato utopico, non era difficile, bisogna riarrivarci con gradi. E l'opera di One Punch Man è così, è come se tu crei un universo, l'universo nasce piccolino, poi esplode col massimo e poi ricomincia tutto da capo il ciclo. Infatti, se seguirà la storia di One Punch Man e il manga, quello che c'è nel webcomic, perché il webcomic, vi ripeto, è già più avanti, ci aspetta una saga incredibilmente figa. Però, ripeto, mi rimane il dubbio di Garo. Cioè, Garo abbiamo visto che tempo fa adesso sta facendo una sorta di remining, sta un po' anche mettendo a posto i casini che ha combinato, insomma sta diventando buono. Questa cosa non è che mi faccia impazzire del tutto, perché Garo mi è sempre piaciuto per quello che è. Se adesso me lo snaturano troppo potrebbe forse... Però, ripeto, teniamoci un po'... Ecco. Il discorso fondamentale, però, tornando al riassunto del capitolo, è che effettivamente questi robot che vi dicevo prima sono stati pensati da appunto Metal Knight come effettivo supporto agli eroi che vivono dentro questa arca, definiamola così, per proteggere i ricchi. C'è un'ulteriore protezione, sono dei robot che costano 9 miliardi l'uno, ci viene detto, quindi super mega costosi, ultima generazione, potentissimi, e quindi vabbè, logicamente Saitama li farà fuori con un pugno.
Infatti questo succede. Saitama adesso però, una cosa che però mi sta anche piacendo sotto certi aspetti, è che è livellato talmente tanto, insomma, è arrivato 39esimo dentro la classe A. Quindi sta skillando un pochino, questa cosa è interessante, ovvio. Sarà bello anche vedere come si relazionerà con il primo di classe A, Sweet Mask. A proposito di lui, nel webcomic, se non ricordo male, c'è tutto, diciamo, un approfondimento sulla sua figura che adesso manca all'interno del manga. Un approfondimento che gradirei ricevere, perché Dolcetto Mask, Sweet Mask, è un personaggio molto profondo, o meno, molto di più di quello che abbiamo visto finora nel manga. Quindi sarebbe interessante vederlo, come anche sarebbe interessante vedere cosa serviranno adesso Rover e Black Sperm all'interno della trama, visto che abbiamo ormai il loro arco narrativo quantomeno sembrerebbe essersi concluso, ma se ci sono ancora adesso vivi e vegeti, mi piacerebbe che venissero usati in qualche modo e non semplicemente come spalle comiche del protagonista all'interno della storia. Per quanto riguarda invece la progressione, mi piacerebbe che si trattassero adesso alcune saghe interessanti. Allora, se non ricordo male, nel webcomic dovrebbe esserci la saga dei ninja supersonici potentissimi. Poi, ripeto, il webcomic non lo conosco, quantomeno non come conosco il manga. Però mi sembra che ci sia questa saga dopo. Magari qualcuno di voi che lo sta seguendo può farci delle delucidazioni qua sotto nei commenti. Anche lì però queste delucidazioni possiamo prenderle un po' per quelle che sono, perché non è che, vi dicevo, il webcomic è una cosa, il manga è un'altra, ma ultimamente si stanno riunificando. Il webcomic, per chi volesse recuperarlo, esce solo in inglese o in giapponese, diciamo, con la traduzione in inglese, quindi tranquillamente è seguibile, solo che io non lo seguo perché è una roba a parte. Però ultimamente sono sempre più motivato nel fatto di doverlo seguire assiduamente. Secondo me, almeno, potrebbe piacervi a voi un approfondimento anche su alcuni concetti del webcomic. Potrebbe essere valida, secondo me, come serie in, diciamo, rapporto e apporto alla serie del manga e approfondimenti magari singoli che facciamo. Difatti, se vi siete persi gli ultimi video che abbiamo fatto sull'argomento di One Punch, abbiamo fatto un approfondimento su Dio, sul fatto di come si potrebbe battere effettivamente Saitama, li trovate tutti in alto a destra in descrizione o comunque nel primo commento qua sotto pinnato del video. Ce n'è, secondo me, di robe da parlare. Però, come detto, i vari capitoli sono attualmente corti, non per numero di pagine ma per quantità di informazioni che ci lasciano, ed è volutamente così la cosa, perché secondo me vogliono arrivare pian pianino a spiegarci determinati concetti che poi saranno fondamentali. E ovvio, tu mi dirai, oh, è scontata questa cosa, ok. Però, come detto, il capitolo in sé per sé l'ho trovato valido, ma mi ha lasciato dei punti in sospeso. Cioè, questa narrazione lenta potrebbe essere positiva o negativa per la storia. Io preferirei che fosse un po' più veloce, che ci dessero più informazioni. E infatti non è neanche chiaro del tutto se effettivamente adesso riprenderà la cadenza di due capitoli mensili. In teoria sì, così sta procedendo. Così ci è stato comunicato da One e da Murata stessi, quindi in teoria non ci dovrebbero essere problemi. Infatti la storia, se procede così lentamente, solitamente è perché ci sono più capitoli durante il mese, due. Perché se è un capitolo solo, di solito è più carico di cose. Potrebbero esserci dei Red Row? Possibile. Potrebbero esserci dei Red Row anche sul personaggio di Garo, che vi dicevo prima. Perché, ripeto, Garo lo vedo un po' con un punto di domanda adesso ultimamente. Non è chiaro ancora che cosa farà all'interno della storia e perché lo hanno snaturato così tanto. Ripeto, ci può stare. Però ora come ora penso che riportarlo in auge non sarebbe una scelta sbagliata. Perché lasciarlo nel dimenticatoio attualmente sarebbe una scelta sbagliata con l'ultima apparizione che abbiamo visto su schermo o su pagine, nel senso. Perché, come detto, l'ultima volta l'abbiamo visto che stava semplicemente facendo, cioè, il coglione, è stato snaturato. E se me lo lasci troppo tempo così, non è che mi faccia impazzire come cosa, non so se mi spiego. Quindi, ripeto, ti aspetti da Red Robo? Ora, non lo so, però mi piacerebbe che così fossero, su alcune tematiche. Fatemi sapere comunque qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo, come sempre, fatemi sapere anche la serie sulle comic, o serie di video, insomma, se potrebbero farvi piacere. Che bugolo è tutto, vi ricordo like, commento, condivisione con tutti i vostri amici appassionati di One Punch Man per la crescita del canale. Noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti e grazie per essere stati qui con me. Alla prossima. Oh.
Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.